Il disegno che stai seguendo è appunto la Gioconda. Vogliamo soltanto far vedere che anche i robot che normalmente vengono utilizzati in un contesto industriale dove sono appunto a contatto con altre macchine e lavorano, in questo ambiente invece che potrebbe essere la scuola, gli stiamo facendo vedere anche una parte artistica di quello che potrebbe essere un sistema appunto robotizzato. Il metodo di programmazione è ad autoapprendimento, cioè gli si dice al robot quali sono le posizioni da raggiungere e il robot esegue ciclicamente quelle posizioni memorizzate. Thank you.